Dobbiamo crescere su qualche dettaglio, dobbiamo crescere sulla gestione dell'equilibrio durante la partita e poi poco più. La squadra, rimango dell'avviso che ha fatto una buona gara, abbiamo perso perché abbiamo sbagliato qualche dettaglio, ci abbiamo lavorato in settimana e andiamo avanti lungo la nostra strada in maniera molto serena e molto tranquilla. Non ho scelto la formazione come sempre e i dubbi sono quelli, sì, davanti ci può essere qualche dubbio, qualcosa se cambieremo, però rimango veramente molto positivo perché ho tutti i ragazzi in gamba che secondo me in questo momento chi gioca, stiamo bene fisicamente, mentalmente, quindi non abbiamo grandi problemi a livello di formazione. L'ASIC probabilmente sarà un'alternativa per questa partita, perché è rientrato da 3 giorni, ha fatto 3 allenamenti, quindi non so se sarà disponibile per i 90 minuti, però sicuramente a gara in corso può dare una mano. Dal punto di vista tattico dovremmo essere bravi ad interpretare bene la partita secondo quella che sarà la partita. Non so che tipo di partita sarà, il campo è molto stretto, il sintetico è un sintetico nuovo, la palla sarà veloce, scorrerà via velocemente, quindi sarà una partita, credo, sporca, non credo che sarà una partita tecnica. Sarà una partita in cui quei dettagli che parlavo prima possono fare la differenza: falli laterali, punizioni, calcio d'angoli, punizioni laterali. Sono questi i dettagli che dovremmo andare a curare. Perché è una partita diversa? Perché il campo è un campo diverso, è un ambiente particolare. Loro sono una buona squadra. Hanno un sistema di gioco, il 3-5-2, che è un sistema che porta a trovare pochi spazi quando loro saranno chiusi, quindi dovremmo essere bravi ad adattarci a quello che verrà fuori.